Il premio Gender Innovation è la sua prima edizione. Che cosa significa nell'attuale contesto italiano? Credo che questo premio, che è un premio sostanzioso perché si tratta di 25, anzi sono tre premi, che vengono dati a giovani ricercatori per condurre una ricerca nell'ambito della farmacologia di genere. Credo che in un contesto in cui si ha tagli sui fondi della ricerca, in cui non si hanno posti per i giovani ricercatori, credo che questo sia un messaggio di speranza, cioè in questo momento stiamo offrendo a tre giovani donne, perché hanno vinto tre giovani donne, la possibilità di continuare a lavorare in Italia senza dover fuggire all'estero. Da una recente ricerca è emersa diffusamente la necessità di inserire la medicina di genere nei percorsi accademici. Perché è importante tale inserimento nei curricula? Perché se i medici e gli operatori sanitari non conoscono la medicina di genere, non la potranno portare nella pratica clinica. La medicina di genere è ormai introdotta negli Stati Uniti, in Canada, è introdotta nei paesi del nord Europa, è introdotta in Austria, all'Università di Vienna c'è addirittura una cattedra di medicina di genere, come c'è una cattedra a Maastricht, come c'è una cattedra ad Amsterdam, eccetera. Quindi vogliamo che anche noi, visto che la ricerca italiana in campo della medicina di genere è a altissimo livello, sia inserita a tutto titolo come nell'ambito dei curricoli accademici, perché sicuramente questo potrebbe portare a un miglioramento della pratica clinica. Quali sono gli obiettivi che si prefigge il premio Gender Innovation e quali sono le motivazioni che hanno spinto la SIF alla sua istituzione? La Società Italiana di Farmacologia è estremamente attiva nel promuovere la ricerca. La farmacologia di genere è un argomento di estrema attualità, quindi abbiamo pensato di aiutare i giovani in un momento estremamente difficile come questo per supportare la loro ricerca, ricerca che sicuramente deve essere una ricerca di qualità, che gli possa permettere di andare avanti un anno per sviluppare dei progetti a cui loro sono sicuramente affezionati perché li hanno seguiti negli ultimi anni, e quindi in questa maniera la Società Italiana di Farmacologia vuole da un lato testimoniare il suo impegno nella ricerca, dall'altro aiutare soprattutto i farmacologi giovani non strutturati e poi potenziare questo settore, che è un settore di estrema attualità come quello della farmacologia di genere. Qual è l'impegno della SIF nella prospettiva di allargamento degli orizzonti della pratica medica in direzione di una personalizzazione delle cure? La personalizzazione della cura è l'obiettivo di tutti, chiaramente un obiettivo estremamente difficile da raggiungere, ha due scopi. Uno è quello di avere una migliore terapia per ogni paziente, con minori effetti collaterali indesiderati e con migliori successi terapeutici. Dall'altro, questo potrebbe permettere anche un risparmio, soprattutto in un momento molto difficile come quello che stiamo vivendo in questi giorni. Chiaramente la SIF è estremamente impegnata in questi modelli di personalizzazione, ha creato un gruppo di lavoro di farmacogenetica e genomica che chiaramente personalizzerà ancora di più la terapia, ma che probabilmente richiede dei tempi più lunghi per essere attivato nella pratica quotidiana. L'approfondimento della farmacologia di genere è un aspetto estremamente importante perché riconosce la differenza nella risposta ai farmaci tra uomo e donna ed è un primo passo verso la personalizzazione della terapia, perché evidentemente permetterà almeno in due grandi categorie di differenziare i trattamenti ottimali. In che misura la medicina di genere cambia il modo di fare ricerca? Credo che lo stia cambiando radicalmente, in effetti, perché il modello maschile è stato il modello della medicina e poi in realtà l'approccio di genere ha aperto degli orizzonti che non si aspettavano, non si immaginavano. Si pensava che in fondo la fisiologia fosse comune, che la variabilità fosse prevalentemente individuale. Invece si è visto che effettivamente alcune malattie presentano, per
esempio sintomi diversi, quindi richiedono terapie diverse, richiedono delle capacità di individuazione dei sintomi diverse da quelle. L'esempio migliore sono le malattie cardiovascolari, in cui l'infarto non si manifesta nelle stesse forme in cui si manifesta nell'uomo. L'altro aspetto è che la medicina, in particolare la farmacologia, ha usato per la sperimentazione sempre degli animali di sesso maschile, non solo per via dello stereotipo che comunque fosse rappresentativo di tutto il genere umano, ma anche perché sperimentalmente è più facile, nel senso che è più facile avere un campione omogeneo di individui maschili piuttosto che un campione omogeneo di individui femminili, come lei può immaginare, dovuto ai cicli ormonali e via di seguito. E quindi sia nella sperimentazione animale che nella sperimentazione clinica dei farmaci si sono preferiti gli individui maschili. Quello che è successo è che molte delle farmaci rimossi dal mercato per effetti avversi sulle persone, in realtà una buona parte sono stati rimossi per effetti avversi sulle donne. Ora devo dire che chiaramente nel passato non c'erano vie per bypassare questa problematica, adesso invece l'ottica di genere da una parte e la strumentazione che abbiamo, la genomica e la capacità di fare questi modelli di biologia sistemica eccetera, aiutano anche a vedere e a includere il genere femminile in tutti gli studi che si stanno facendo. Cosa significa esattamente appropriatezza terapeutica dal punto di vista clinico? Appropriatezza terapeutica significa trattare con i farmaci più opportuni, più giusti, una determinata malattia. E proprio perché non si possano ridurre gli effetti collaterali, che come sappiamo sono più frequenti nelle donne, e perché l'impatto della terapia possa determinare un esito di salute maggiore. E qual è l'impatto della proprietà di genere rispetto all'area terapeutica dell'apparato respiratorio? Credo sia molto importante e molto rilevante. Attualmente noi abbiamo poche notizie, poche informazioni sulle differenze di genere nelle malattie respiratorie. Qualcosa già si conosce in merito a letteratura recente sulla BPCO, ma su altre malattie molto poco. Proprio per questo motivo è stato strutturato a livello istituzionale un tavolo tecnico per valutare queste malattie e per studiarne i farmaci più opportuni. È possibile stimare quanto risparmierebbe il Servizio Sanitario Nazionale se venissero applicati correttamente i principi della medicina e della farmacologia di genere? Sarebbe possibile stimarlo in collaborazione anche con l'INPS e l'INAIL, avendo i dati quindi a quel punto a disposizione per stimare in maniera corretta e puntuale quale potrebbe essere l'impatto. Certamente c'è un impatto importante in termini tanto di risparmio per la spesa sanitaria diretta, quanto e soprattutto in termini di riduzione dei costi della spesa previdenziale, quindi i costi indiretti e i costi sociali, perché l'assenza da lavoro delle donne dal posto di lavoro e il non poter collaborare all'interno della casa devono essere valorizzati, hanno un valore in termini anche di spesa previdenziale ed è un valore abbastanza elevato. Facendo degli studi appropriati si verrebbe fuori sicuramente una forma di risparmio, soprattutto in termini di costi sociali e costi indiretti, nonché chiaramente si incentiverebbe l'appropriatezza delle cure per le donne. E sono state identificate situazioni di inappropriatezza che penalizzano le donne invece degli uomini? Qualche situazione di inappropriatezza si è verificata nel recente passato, soprattutto per quanto riguarda ad esempio le patologie cardiovascolari e soprattutto per quanto riguarda alcuni progetti legati alla prevenzione. Faccio menzione in relazione alla vaccinazione anti-HPV del cancro della cervice uterina e delle genital warts, dove in molte regioni ancora non si è raggiunto un livello di adesione ai programmi di vaccinazione che renderebbero efficiente il programma stesso, ma soprattutto andrebbero a impattare in maniera importantissima sulla cura, sulla qualità della vita e sulla salute delle donne, generando anche poi nel medio-lungo periodo un risparmio in termini di riduzione dei costi diretti sanitari. Perché Novartis ha deciso di sostenere la SIF nella realizzazione del premio Gender Innovation?
Perché per l'azienda Novartis è molto importante che i giovani, che sono il futuro della ricerca, abbiano una forma mentis che permetta di far capire a loro che è indispensabile studiare il genere fin dall'inizio della ricerca. E siccome Novartis è un'azienda che fa molta ricerca, è indispensabile che i giovani si rendano conto, non solo nell'ambito dell'azienda, ma anche nella farmacologia. E in che modo l'approccio di genere in medicina e farmacologia favorisce l'appropriatezza terapeutica? Perché ormai si va sempre di più verso una personalizzazione della terapia. È impossibile poter dare a tutti gli stessi farmaci nella stessa maniera. Un uomo, per esempio, di 90 kg prende 200 mg di un antibiotico e una donna di 50 la stessa dose. Banalmente sulla dose già abbiamo una differenza importante, banalmente, ma ci sono tanti altri aspetti farmacologici importanti che devono essere valutati. E quindi è importante che ci sia una valutazione di diversa dovuta al fatto che gli uomini e le donne non sono uguali. E in che modo Novartis si è impegnata nel raggiungimento della appropriatezza terapeutica? Ci sono stati degli studi? Sì, ci stiamo impegnando perché non è facile, è un impegno importante, bisogna partire dalle fasi 1, dalle fasi 2, cioè proprio dall'inizio della ricerca. Ci stiamo impegnando, abbiamo incominciato con uno studio osservazionale nella psoriasi, che è una malattia abbastanza devastante dal punto di vista psicologico e di cui noi conosciamo bene il trattamento, per vedere se in questo ambito, studiando specificatamente le donne nella fase fertile o in menopausa rispetto agli uomini, hanno delle differenze nel trattamento.